dei prigionieri serbi e russi, è giusto dire che sono gli ultimi ad essere ricordati, innanzitutto. Abbiamo recuperato la storia dei trentini, abbiamo recuperato la storia dei combattenti trentini. I trentini scoprono la loro storia, però scoprono anche che i civili trentini, i soldati trentini, in questo caso sono gli aguzzini. Sono quelli che tengono nelle cantine i prigionieri, quelli che non li soccorrono o li soccorrono malamente, quelli che li considerano pezzenti, quelli che insomma li considerano nemici, perché sono nemici i serbi e i russi sono nemici dell'Austria. E quindi è solo a partire da questa iniziativa che si comincia, insomma, che cominciamo a parlare di questi, e poi sono ultimi appunto anche da un punto di vista storiografico, non solo della memoria. Quando mai si è parlato dei prigionieri in generale? Questo per esempio è un luogo stupendo, meraviglioso, eppure durante la guerra fu un luogo tristissimo, dove morirono decine e decine di uomini, di prigionieri. Abbiamo cominciato solamente recentemente a curarci più di questo tema, quello dei prigionieri russi e serbi, probabilmente perché prima c'era una sorta di vergogna per quello che gli avevamo fatto e anche perché si tendeva a pensare di più ai prigionieri trentini in Galizia. Quando vedo quelle trincee ripulite, imbiancate, rifatte, no? In cui tutto è in ordine, e penso ai ragazzi che vanno a visitarle, queste classi, tante classi che vanno a visitarle, penso che immagine si faranno di queste trincee. Tante persone magari, per esempio, visitando questi luoghi della Prima Guerra Mondiale tendono a non interessarsi, a non curarsi troppo di quello che in quei luoghi è accaduto, mentre invece bisogna cercare di viverli davvero e pensare anche alle condizioni che questi uomini potevano trovarsi ad affrontare 100 anni fa, con la neve, il freddo, per esempio la galleria nel Cavento. Ci si può sedere dove si sedeva il tenente Felix Hecht mentre era di turno di guardia, e è un'emozione indescrivibile, secondo me. Le trincee della Prima Guerra Mondiale sono posti molto, molto silenziosi in questo periodo. Sono magari in alta montagna, fra le rocce, fra i ghiacciai, e quindi si può star lì, magari anche meditare su ciò che è stato. Allora, innanzitutto abbiamo creato una pagina Wikipedia, quindi l'abbiamo reso, diciamo, più accessibile anche a persone, per esempio, che non essendo residenti in Trentino non avrebbero la possibilità di avere le stesse fonti che abbiamo noi, in quanto usiamo molto materiale anche a livello locale. Beh, è una bella sensazione sapere che qualcosa che ho fatto io comunque verrà letto da centinaia di studenti, anche come ho sempre fatto io. È un po', mi sembra un po' anche una responsabilità, forse anche pubblicare qualcosa che poi vedranno tutti. Sono anche orgogliosa in realtà del nostro lavoro. Il fatto di aver inserito queste nuove voci su Wikipedia può essere un modo davvero per cercare di far ricordare le vicende di questi prigionieri che altrimenti nessuno ricorderebbe. È un po' un'emozione sapere che ci sono un sacco di persone che devono fare una ricerca, digitano prigionieri di guerra e trovano quello che ho scritto io. C'è qualcosa che dà soddisfazione. Secondo me questo slogan "ancora, mai più, eccetera" non è affatto vecchio. Bisogna continuamente, come dire, metterlo in campo e rinnovarlo, certo, forse con altri strumenti, con altre, e però con rinnovata passione. Ma anche il fatto stesso del ricordare gli eventi storici, secondo me, è molto importante anche per capire il presente. Può sembrare una frase fatta, però è effettivamente così. Thank you.